Buongiorno a tutti voi, un caro saluto. Noi non siamo ancora arrivati a Genova. Carlo, ci sono novità? Stiamo aspettando le formazioni ufficiali da parte dei due allenatori, possiamo comunque andare con le probabili e poi naturalmente dando anche qualche indicazione tecnica. Per quanto riguarda il Genoa, la certezza è che Gilardino punterà ancora sul 3-5-2 con Martinez in porta, poi troviamo difesa 3 con Vogliacco, De Winter e Dragusin, a centrocampo sugli esterni Sabelli a destra e la novità probabile Vasquez a sinistra, a centrocampo Frendrup, Badel e Malinowski, in attacco, udite, udite, finalmente Retegui e Messias. Cara Laura, finalmente almeno 3 stelle dovrebbero essere in campo dal primo minuto al tempio. Questa è la prima notizia. Ma che bella notizia, noi l'aspettavamo già da settimane, quindi il fatto che oggi probabilmente sia Retegui sia Messias verranno schierati è sicuramente, Carlo, una bellissima notizia sopra un cielo di Genova che ora è soleggiato. E c'è da segnalare che per quanto riguarda la corsia di sinistra, Gilardino dovrebbe puntare su Vasquez e questo dunque significa che Abs partirà dalla panchina. Per il resto bisognerà vedere come il Genoa si ridisegnerà per quanto riguarda la fase offensiva con un Malinowski che probabilmente avrà compiti un po' meno offensivi rispetto alla trasferta di Frosinone. Per il resto un Genoa inedito, anche se siamo già al 2 di dicembre e quindi insomma un Genoa tutto da scoprire. Per quanto riguarda l'Empoli, Andreazzoli dovrebbe schierare un 4-3-3 con Berisha in porta, poi la difesa a 4 con Ebuei, Ismaili, Luperto e Cacace, i tre di centrocampo dovrebbero essere Fazzini, Grassi e Malè, in attacco Cambiaghi, Caputo e Cancellieri. Quale partita aspettarsi, soprattutto per i primi minuti? Ci aspettiamo un Genoa chiamato a fare la partita con un Empoli che punterà probabilmente sul gioco di rimessa. Per quanto riguarda il resto, ci attendiamo, al di là di schemi, tattiche e tecnica, un Genoa senz'altro di personalità, un Genoa di grande spirito, un Genoa di grande umore. Questa è la speranza. Sì, certo, intanto comunque godiamoci queste buone notizie, cioè il rientro di Retegui, il rientro insomma in maniera magari con un minutaggio maggiore di Messias e questo inedito Vasquez a centrocampo. Io sono convinta che sarà un Genoa molto aggressivo quello di oggi e contro un Empoli in cui comunque nell'annata 2016-2017, qualche giornata ha vestito la casacca dell'Empoli anche mister Gilardino, una partita dai moltissimi significati. E da segnalare per quanto riguarda l'infermeria che mancheranno ancora Bani e Gudmundsson, i due giocatori non parteciperanno alla trasferta di Roma valevole per la Coppa Italia martedì prossimo. Gilardino ha detto in conferenza ieri a Villa Rostan che punta a recuperarli per quanto riguarda la prossima trasferta. Ricordiamo il 10 di dicembre a Monza, dovrebbe essere confermato dal primo minuto Vogliacco e dunque Laura, questa una grande dimostrazione di stima per il giocatore che fino a questo momento ha giocato praticamente una partita e uno spezzoncino a causa di questo infortunio. Gli auguriamo veramente tanta fortuna perché è un bravo giocatore e insomma ne ha veramente bisogno. Sì, Vogliacco che abbiamo visto in settimana che insomma quando è iniziato il campionato sembrava dovesse essere titolare, ma in realtà poi l'infortunio lo ha in qualche modo penalizzato. Vogliacco che si è dimostrato molto desideroso di insomma di in qualche modo di recuperare e a me fa piacere che venga schierato dal primo minuto. Mi spiace ovviamente per l'assenza di Strootman, questo infortunio che comunque sembra essere di qualche settimana, Badel
ultimamente ha rilasciato un'intervista dicendo: quando c'è in campo, quando sono in campo con Strootman, io mi sento più sicuro. Però speriamo che, insomma, l'infortunio possa rientrare dall'infortunio al più presto. E poi c'è questo nuovo Malinowski che finalmente ha preso in mano il centrocampo del Genoa, un Malinowski che ha scaldato e anche incendiato il suo piede con il grandissimo gol di Frosinone e poi anche con, ricordiamoci, l'incrocio dei pali e soprattutto con una prestazione di grande sostanza. Un giocatore ritrovato, un giocatore, diciamo, sempre nel mirino di Alberto Gilardino in conferenza anche ieri. Il tecnico ha sottolineato che adesso, dopo che l'ucraino finalmente si è sbloccato, adesso attende continuità da parte di Ruslan. Insomma, Laura, come succedeva a scuola quando c'hai un bravo allievo, naturalmente chiedi sempre molto a lui a livello di prestazioni e di voti. Sì, secondo me Gilardino da Malinowski si aspetta molto già da quest'estate, da quando è arrivato, non ha mai diciamo, negato il fatto che lui, Malinowski, lo vede in una posizione nella quale comunque Ruslan non ha mai giocato. Ha sempre detto Gilardino ha il tiro da fuori e deve sviluppare quello. E probabilmente adesso, dopo alcune settimane, diciamo che cominciano a dare i suoi frutti gli insegnamenti di Gilardino, e magari Malinowski si sente già più agio in una posizione che al mister piace di più. Ecco, e poi ricordiamo, siamo sempre in attesa delle definitive formazioni, ma insomma pare che Junior Messias possa finalmente partire per la prima volta da quando è al Genoa con una maglia di titolare, anche in questo caso, come abbiamo detto nel precedente collegamento riferito a Retegui, una grande botta di entusiasmo per tutti i compagni di squadra, perché insomma sappiamo che il brasiliano è uno dei più talentuosi in rosa e il suo talento naturalmente sarà ben gradito non soltanto dalla squadra, ma anche da tutto il pubblico del Ferrari. Pubblico del Ferraris che oggi sarà come al solito caldissimo a sostenere la squadra. Ricordiamo che De Winter e Sabelli hanno vestito la maglia dell'Empoli per qualche settimana, così come nell'Empoli ora ci sono Destro e Pezzella che hanno dei trascorsi rossoblù. Una partita nella quale certamente ci sarà l'esperienza di Andrazzoli contro diciamo l'allenatore emergente Gilardino. Sono molto incuriosita nel vedere cosa succederà e queste due scuole, fra virgolette, di pensiero. Ecco, e a proposito di De Winter, da segnalare che anche quest'oggi dovrebbe essere al centro della difesa, quindi una grande attestazione di stima per il bravo difensore belga che insomma dovrà non far rimpiangere ancora Bani per quanto riguarda la partita di quest'oggi, una promozione, la leggo così, dopo la prova convincente di Frosinone, un De Winter che insomma sta ripercorrendo le orme grandemente positive di Dragusin. Sì, la cosa curiosa di oggi è che si affrontano due squadre che le statistiche segnalano come quella, i toscani, che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti delle partite e quella che ha incassato più gol, il Genoa, negli ultimi 15 minuti. Noi sappiamo che per i rossoblù questi gli ultimi minuti sono sempre un tasto dolente. Io sono sicura che Gilardino avrà fatto tesoro delle esperienze delle scorse settimane. E quindi probabilmente oggi qualcosa cambierà e diciamo che si cercherà di invertire la rotta di questi gol, diciamo, dell'ultimissimo minuto. Ecco, i bookmakers danno il grifone per favorito, ma attenzione perché insomma quando gioca l'Empoli, soprattutto in trasferta, soprattutto diciamo con ampi spazi, la formazione di Andreazzoli è veramente temibile. Poi ricordiamoci, si tratta di uno scontro salvezza, il Genoa ci arriva con 14 punti, un bilancio senz'altro confortante, l'Empoli ne ha soltanto 10, ma come detto ben 6 raccolti dalle difficilissime trasferte di Firenze e Napoli, e come diceva Laura, occhio anche ai numeri, quindi se il Genoa a 10 minuti dalla fine vince 4-0, tutti fermi perché potrebbe ancora non essere finita.
Sì, è vero, noi abbiamo vissuto in queste settimane sempre una sorta di preparazione del titolo a corredo della partita ed è un titolo che veniva preparato negli ultimi minuti e sistematicamente, insomma sistematicamente no, ma spesso negli ultimi minuti poi questo titolo veniva buttato in favore di un altro che insomma era dato da ciò che avveniva negli ultimi secondi. Quindi insomma oggi dita incrociate fino alla fine. E diciamo ottimismo perché questo spauracchio del gol dell'ultimo minuto non deve più tornare. Ecco, magari che torni finalmente a ruoli invertiti, perché insomma è bellissimo vincere magari in tempo di recupero. Piccolo aneddoto riguardo alla nostra redazione, domenica è successo questo, Laura mi ha chiesto ma che titolo facciamo? Stavamo entrando in tempo di recupero e ho detto cara Laura, aspettiamo un attimo perché non si sa mai, purtroppo siamo stati facili profeti, auguriamoci che a Frosinone sia stata veramente l'ultima testimonianza di questo Genoa che insomma si perde negli ultimi minuti, ma insomma crediamo veramente a Gilardino, crediamo veramente a questo gruppo e a questi ragazzi, avranno lavorato in settimana anche e soprattutto sull'aspetto mentale e dunque forza Grifone ora più che mai. Forza Grifone, noi siamo nella discesa verso Bolzaneto, quindi insomma il tempo della partita si avvicina, il sole splende sopra Genova. Un saluto a tutti coloro che oggi non possono essere allo stadio, che ci stanno seguendo da tutte le parti del mondo. Saremo i vostri occhi, vi ragguaglieremo al più presto. A più tardi, ciao! Ciao, a presto!